Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor, gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control, te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombial, al servicio del Señor. Torniamo adesso alla questione NATO, che è l'altro motivo per cui Putin sostiene di aver attaccato l'Ucraina, cioè per evitare che l'Ucraina entrasse nella NATO. Già nel 2007, dopo l'ultima ondata di annessioni che aveva portato nella NATO Lettonia, Lituania, Estonia, Slovacchia, Romania e Bulgaria, Putin alla conferenza mondiale sulla sicurezza aveva dichiarato la NATO ha messo le sue forze di prima linea ai nostri confini. Questa espansione rappresenta una seria provocazione che riduce il livello di fiducia reciproca. E noi abbiamo il diritto di chiedere contro chi è indirizzata questa espansione? Che cosa ne è stato delle rassicurazioni che i nostri partner occidentali ci avevano dato dopo la dissoluzione del patto di Varsavia? Ovviamente nessuno ha mai risposto a questa domanda. Mentre la corsa per far entrare anche l'Ucraina, il grande pezzo mancante, della NATO è cominciata. Ora, qui c'è da dire una cosa, perché io sento spesso in televisione dei commentatori che dicono che non è vero che l'Ucraina stesse per entrare nella NATO e che quindi quella di Putin fosse solo una scusa per invaderla e per prendersi il paese. E allora andiamo a vederlo da vicino, quanto l'Ucraina non stesse per entrare nella NATO. Torniamo quindi al 2014, dove avevamo lasciato Yatsenyuk primo ministro fresco di nomina dopo il colpo di stato della Nuland. Non appena instaurato... Yatsenyuk riceve le congratulazioni di John Kerry, ministro degli esteri americano, dell'ambasciatore americano Payat e di John McCain, il solito turista per caso. Poi Yatsenyuk viene accolto con grandi onori da Ban Ki-moon alle Nazioni Unite, da David Cameron in Inghilterra, dalla Merkel in Germania con Vitaly Klitschko e poi dall'Unione Europea. Poi va alla Casa Bianca e si premura di far sapere chiaramente al mondo da che parte starà la nuova Ucraina. probably in the nearest future next week or in 10 days uh, Ukraine is to sign a political part of uh, association agreement with the European Union and we want to be very clear that Ukraine is and will be a part of the western world Dopodiché Yatsenyuk invita la Nato a venirlo a trovare a Kiev e chiede apertamente aiuti e armamenti per supportare il nuovo governo. Ho mandato un uh, invito al Consiglio dell'Atlantica Nord per visitare Kiev e sarebbe fantastico se avessero un incontro a in Kiev. Crediamo che dobbiamo aumentare la nostra cooperazione uh, e saremmo grati se kind of avessimo un tipo di supporto aggiunto, supporto tecnico, supporto umanitario. Support uh in uh, improving sistema defense and security system on the technical level so this would help uh, us uh, to la the situation and to maintain peace and la in the region il 29 agosto 2014 Yatsenyuk annuncia che l'Ucraina chiederà di entrare nella NATO il 21 novembre la coalizione di governo annuncia che la NATO è la loro priorità il 23 dicembre il Parlamento di Kiev mette fine allo stato di non allineamento dell'Ucraina, condizione necessaria per iniziare il processo di ammissione alla NATO. Nel marzo 2015 Poroshenko approva delle esercitazioni militari multilaterali con la NATO. Fra queste, l'Operazione Guardiano Impavido con 2200 soldati di cui 1000 americani, l'Operazione Brezza di Mare con 1000 militari americani e 500 della NATO e l'operazione Tridente Rapido con 500 militari americani e 600 della Nato. L'11 di aprile arriva in Ucraina il primo convoglio militare della Nato per l'operazione Guardiano Impavido, partito da Vicenza. Nell'aprile 2016 Biden promette a Poroshenko 335 milioni di dollari di aiuti per la sicurezza. Questi andranno ad aggiungersi ad un terzo prestito da un miliardo di dollari. Nel giugno 2017 la Rada, il Parlamento di Kiev, Vota una legge che ristabilisce l'ingresso nella NATO come priorità per la politica estera ucraina. La legge è firmata dal Presidente della Camera Andriy Parubi, che è stato il cofondatore del partito neonazista Svoboda insieme a Oleg Tianibok. Andriy Parubi, che qui stringe la mano alla nostra progressista Laura Boldrini, è stato indagato per la strage di Odessa ed ha pubblicamente lodato Hitler in televisione dicendo che è stata la più grande persona a praticare la democrazia diretta. Questo era il Presidente del Parlamento ucraino sotto Poroshenko. Torniamo alla cronologia. Nel luglio 2017, un mese dopo, Poroshenko incontra il Segretario della Nato Stoltenberg e chiede ufficialmente che venga iniziato il percorso di ammissione alla Nato. Nel settembre 2018, Poroshenko chiede al Parlamento di emendare la Costituzione in modo da rendere più facile l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Il 7 febbraio 2019 il Parlamento approva i cambiamenti richiesti alla Costituzione e conferma il percorso dell'Ucraina verso l'Unione Europea e la Nato, con un totale di 334 voti a favore su 385. Il 21 febbraio entra ufficialmente in vigore la modifica della Costituzione che prevede l'ingresso nell'UE e nella Nato. Nel maggio 2019, come abbiamo già detto, Zelensky vince le elezioni e prende il posto di Poroshenko. Zelensky prosegue sulla strada tracciata dal suo predecessore. Appena eletto, Zelensky vola a Bruxelles e incontra Stoltenberg, segretario della Nato. Nel giugno 2020, la Nato concede all'Ucraina lo status di partner con accresciute opportunità. Nel settembre 2020, il presidente Zelensky approva la nuova strategia di sicurezza nazionale che prevede lo sviluppo della speciale partnership con la Nato allo scopo di diventarne membro. Il 24 marzo 2021 Zelensky firma un decreto presidenziale per attuare la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina sulla strategia di disoccupazione e reintegrazione del territorio temporaneamente occupato della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli. Strategia di disoccupazione e reintegrazione del territorio significa riprendersi militarmente la Crimea e Sebastopoli. Nel maggio 2021 il senatore americano Chris Murphy visita Kiev e incontra Zelensky, dopodiché annuncia che aprire all'Ucraina il percorso di adesione sarà il prossimo passo logico verso l'ingresso nella NATO. Un mese dopo, al summit di Bruxelles, i leader della NATO riconfermano la decisione presa nel 2008 al summit di Bucharest che l'Ucraina diventerà un membro dell'alleanza, con il piano di adesione che farà parte integrante della procedura. Il 28 giugno 2021 L'Ucraina e la NATO lanciano un'esercitazione militare congiunta nel Mar Nero. Il 28 novembre, fra accuse e contro accuse, Mosca chiede garanzie legali che l'Ucraina non entrerà mai nella NATO. Queste garanzie ovviamente non le vengono date. Il 30 novembre, Putin dichiara ufficialmente quale sia la linea rossa dei russi sull'Ucraina. Qualunque ulteriore posizionamento di forze o di materiali nato in Ucraina rappresenterebbe la linea rossa per il suo paese. Putin ha sottolineato soprattutto le sue preoccupazioni per il potenziale arrivo di missili ipersonici a lunga gittata che potrebbero colpire Mosca in cinque minuti. Spero che non arriveremo a questo, ha detto Putin, e che il buonsenso e la responsabilità verso i propri paesi e verso la comunità globale alla fine prevalgano. Il primo dicembre 2021 Putin chiede ufficialmente garanzie che la Nato non si espanderà verso est. Ma gli Stati Uniti rispondono che per l'Ucraina le porte sono sempre aperte. Il 23 dicembre, in conferenza stampa, Putin torna a ripetere che per loro un'ulteriore espansione della Nato verso est è inaccettabile e torna per l'ennesima volta a spiegarne i motivi. Abbiamo fatto che della Nato verso non We are not deploying our missiles over at the borders of the US. No. On the other hand, the US is deploying its missiles close to our home on there on the porch of our house. So are we demanding something excessive? We're simply asking them not to deploy their attack systems over at our home. What is so unusual or peculiar about that? Ma gli Stati Uniti fanno finta di non sentire. Il 31 gennaio 2022, alle Nazioni Unite, l'ambasciatore russo accusa pubblicamente gli Stati Uniti di fomentare le tensioni e di provocarli verso la guerra, come se quello fosse davvero il loro desiderio nascosto. De However, first and foremost, they themselves are whipping up tensions and rhetoric and provoking escalation. The discussions about a threat of threat of war is provocative in and of itself. You are almost calling for this. You want it to happen. You're waiting for it to happen as if you want to make your words become a reality. Maggistrati Uniti continuano a fare orecchi da mercante. L'otto di febbraio Putin, con tono chiaramente spazientito, lancia un ultimo avviso ai media occidentali. я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Победителей не будет. A quel punto la Russia fa un'ultima richiesta ufficiale agli Stati Uniti di mettere per iscritto che l'Ucraina non entrerà a far parte della Nato e che non ospiterà mai armi balistiche della Nato. La risposta, o meglio la sberla in faccia definitiva, arriva direttamente dal ministro degli esteri americano Blinken. Uh, and, uh, that is our a questo punto Putin rimane senza opzioni. L'unico modo per evitare che l'Ucraina entri nella Nato e che le piazzi i missili lungo i confini è quello di invaderla militarmente. Esattamente come per Kennedy, l'unico modo per evitare i missili russi a 200 km dalle coste della Florida sarebbe stato quello di invadere Cuba se i russi non li avessero ritirati. Perché mai la logica di Kennedy fosse giustificata? mentre quella di Putin oggi non lo sarebbe, qualcuno ce lo deve ancora spiegare. Fra l'altro, quello che Putin va chiedendo da anni, ovvero che l'Ucraina non entri nella Nato, è proprio la prima cosa che Zelensky è stato disposto a concedere dopo l'inizio della guerra. Zelensky ha ripetuto più di una volta che dobbiamo accettare che per noi di entrare nella Nato non se ne parla. Quindi viene un ragionamento da fare. Se questa concessione fosse stata data subito, se cioè la Russia avesse ricevuto le garanzie che ha continuato a chiedere ancora fino a metà febbraio, probabilmente questa guerra non ci sarebbe stata. Ma gli Stati Uniti si sono rifiutati categoricamente di dare questa garanzia e lo hanno fatto in modo chiaramente provocatorio. Quindi chi era in realtà che voleva che Putin attaccasse l'Ucraina? Putin o gli Stati Uniti? E infatti, guarda caso, i veri vincitori in tutta questa faccenda sono proprio gli americani. L'Ucraina è stata usata come un'esca, Zelensky ci è cascato in pieno e adesso i suoi concittadini muoiono sotto le bombe. Nel frattempo gli americani, grazie all'invasione dell'Ucraina, hanno potuto A, staccare definitivamente la Russia dall'Europa, cosa a cui tenevano tantissimo, e B, scatenare la totale russofobia in Occidente, criminalizzando Putin a tal punto da potergli appioppare tutte le sanzioni economiche possibili e immaginabili che era poi la strategia delineata dai neocons già vent'anni fa per mettere in ginocchio i russi, staccarli dall'Europa, circondarli, provocarli fino a farli reagire e poi punirli con le massime sanzioni economiche. Win-win, la chiamano gli americani, vinci su tutti i fronti. Io mi fermo qua. Ovviamente ciascuno potrà farsi la sua opinione a questo punto, ma almeno adesso avete tutti i fatti storici a disposizione, non solo la metà che ci raccontano le nostre televisioni.